Se avete bisogno di armi, trappole, materiali, raggio e quant'altro, entrate ragazzi su Telegram nel Domini Shop, dove troverete praticamente tutto quello di cui avete bisogno al minor prezzo possibile. Troverete il link sia in descrizione sia nei commenti primo piano. Buona visione. Bella a tutti ragazzi, sono il vostro Dominic94. Allora, questo è il primo video dell'anno 2020. Prima di iniziare col nostro Valley, ovvero l'amplificatore lettera C, volevo dire un paio di parole. La prima. Allora, un po' di tempo fa qualcuno di voi mi ha detto che onestamente coi video sull'endurance, su farle o anche su come buildarle, un po' ha stufato e ho stufato. E vi do ragione. Però vi dico questo anche per mettermi un attimo nei miei panni. Ovvero, io penso che per far portare video YouTube, sia che non lo faccia per lavoro o anche solo per divertimento, per avere comunque delle clip lì archiviate quando ho col tempo, voglia e abbia il desiderio comunque di riguardarsene, deve comunque divertirsi nel fare quello che fa. Se non mi diverto io a portare un determinato video, difficilmente andrò a far divertire chi mi sta guardando dall'altra parte, diciamo, dello schermo. Quindi per me questo è divertimento. E soprattutto arrivato dopo 2 anni di gioco, arrivato in endgame, io penso che la Epic mi metta un'arma musicale o un'arma che meno vita ho, più vita ho, vado a fare più danno, non mi cambi la vita. Quindi per questo non sto portando più gameplay, ma sto portando magari più Frostnite, cose di questo tipo. Perché alla fine la Frostnite finalmente dopo un anno è uscita e l'Endurance diciamo che è uno degli unici modi che ti fanno mettere alla prova o comunque che ti intrattengono per ore e ore. Dunque, allora, prima di passare al Valley, ovvero alle 3C, devo farvi vedere una cosa dell'amplificatore B. Qualcuno di voi mi ha detto che infatti vi lanciava la bomba di lava. E un motivo c'è. La bomba di lava non ve l'ho fatta spostare perché mi sono dimenticato di mostrarvi una casella. Perché parlando tanto, muovendomi avanti e indietro, è facile che mi dimentico una casella. In questo caso la casella che mi sono dimenticato è questa. Era arrivata a far vedere fin qua, ho fatto vedere fin qua, ma non ho fatto vedere appunto cosa ci sta dietro di questo. Dietro di questo, ragazzi, esattamente l'altezza della collina qua in alto, dovete mettere un muro, una piramide verso il devil, boxarlo, e un pavimento con la punta che va verso nord-est. Una volta che fate questo e seguite il video precedente, spostate con molta tranquillità la bomba di lava. Detto questo, ragazzi, torniamo al nostro valley, ovvero lettera C. Datemi un secondo che mi sposto. Allora, esattamente qui sulla collina, ragazzi, questa qua è l'altezza per fare la vostra skybase per pushare l'UFO. Come vi fate l'UFO? Allora, per come è buildato questo amplificatore, l'UFO difficilmente non dovete pusharlo. Dovete semplicemente stare su, perché qua questa è una build fatta per, diciamo, intrattenimento. Perché la 15 e la 25 sono le uniche wave che praticamente voi non sarete FK. Le altre comunque dovete stare attenti perché può essere che secondo il comportamento loro vogliono, anche se avete fatto 3000 murature, magari può essere che c'è l'abietto più stronzetto che voglia rompere in un punto invece che in un altro punto determinato. Quindi voi comunque state attenti per non prendere danno. Detto questo, come vedete la C non ci sono né sbalzatori né niente, quindi gli abietti qua vogliono, i piccoletti magari passeranno se finiscono trappole. Gli smasher, se non li tenete a bada voi come ho fatto vedere nel video, che lanciate, sparate col bazooka, questi entrano e vi sfondano. Quindi voi ve ne state qui con doppio obliteratore, switchate, sparate, switchate, sparate, switchate, sparate e così via. Quindi diciamo che questo è il tipo di struttura che ho fatto. Allora fate un pavimento, due pavimenti, tre pavimenti. Qui scendete, ci mettete una salterina, due pavimenti editate in questa maniera. Allora, ricominciamo. Pavimento con salterina, due muri, pavimento con salterina, due muri, pavimento, pavimento e pavimento. Questa è l'altezza della skybase. Voi da qua potete prenderlo sud, est, nord e ovest. Da qualsiasi punto che sosponi, voi siete, diciamo, coperti. Andiamo a vedere invece il nostro amplificatore C. Allora, vi consiglio la parte che dovete fare esattamente come ve la mostro sono le murature, perché qua di smash ce ne sono tanti, ragazzi, e come vedete per loro è più comodo andare dritti piuttosto che fare questo determinato giro. Quindi una sola casella che voi sbagliate e vi aprono, e una volta che lo smasher rompe di conseguenza escono anche i piccoletti. Questa è la visuale e si inizia da qua. Gas non abbiamo, trappole che fanno danno non ci sono. Allora, esattamente qui dove c'è questa salita, cioè questo gradino, mettete due muri, uno, due,
un altro muro di qua e un altro muro. Boxate, ma lasciate aperto, diciamo, frontale in direzione dello spawn. Ci mettete due capanne e sotto due pavimenti. Questo per non fargli fare il giro per qua dietro. Allora, qua dietro in teoria dovrebbe esserci una muratura. Io l'ho levata e la metto in partita solitamente. Qua dovrete murare così. Tac, boxate qua e boxate qua. Mi sa che mi sono messo sensibilità perché mi gira velocissimo. Allora, detto questo, voi avete solo questa entrata qua. Gli abiti entrano di qua, per quelli che spawnano in questa direzione qua, girano di qua. Allora, iniziamo per quelli che arrivano da questo lato. Loro entrano, un rallentante, come vi ho detto, blu al 21, per fare meno danno, e un pugno, che li rimane di qua, quindi perdono tempo. Di qua abbiamo tutto murato, ragazzi. Sia per quanto riguarda per il lava, che comunque trovano buildato e non vanno a fare il giro per sfondarsi di qua. E useremo questa muratura anche per il C. Perché facciamo entrare, faremo entrare gli abietti in un'unica direzione, dividendo la massa sia da qua che da questo lato. Allora, entrano da qua. Una bitume, due bitume, tre bitume, quattro bitume. Murato, murato, tre muri, quattro muri. E un altro pugno che li riporta praticamente qua. Quindi loro qua non possono entrare, quindi o rientrano per di qua che hanno via libera, o rientrano dall'altro punto, rifacendo un altro giro un po' più largo, e se non rallentate tornano indietro. Quindi qua perdono abbastanza tempo. Allora, durante le 30 wave solitamente io cambio solo questa bitume. Le altre, vabbè, cerco di cambiarle, perché comunque metti che mi attaccano nelle wave round un 26 o altre, comunque sono molto, molto rilassato. Un rallentante, una musicale. Questo, diciamo, si collega all'altra entrata, dove abbiamo un pugno con un altro pugno. Qui dietro abbiamo un altro pugno. Qua praticamente esce la muratura che vi ho fatto fare prima, dove dovete mettere pavimento, pavimento e boxare. Io perché così almeno non vi vanno a rompere, ma nel caso che vi rompano comunque avete tutto questo box qua dietro che vi faccio vedere dopo. Intanto continuiamo. Fatemi chiamare spada, ok. Allora, entrano il rallentante che si collega a quello che vi ho detto prima, quindi c'è la musicale. Qua ci mettiamo una luce a muro, un altro rallentante, e qua dietro è boxato. Diciamo, la muratura qua è fatta con una piramide, con la punta verso sud-ovest. Dietro questa piramide abbiamo un'altra muratura, dove troviamo praticamente una senza pavimento. Ma abbiamo semplicemente una piramide modificata centrale e un'altra piramide modificata verso sud-ovest, con un pavimento con la punta verso sud-est. Qua dietro abbiamo la muratura che vi ho detto prima, e di contorno a questa avete un box senza pavimento e senza piramide. Qua invece ci avete due pavimenti modificati entrambi con la punta verso sud-ovest. Queste murature qua, ragazzi, sono estremamente estremamente importanti. E anche le murature che sono qua sotto, che ve le farò vedere con molta molta calma. Arrivate qui, qua vi cade la bomba di lava. Avete un box con una piramide verso sud-ovest e un pavimento verso sud-est. Idem, sud-ovest e sud-est. Idem, sud-ovest e sud-est. Dietro invece ci avete senza piramide, pavimento centrale. Senza piramide, pavimento centrale. E qua praticamente è lo specchio di quello che ci avete davanti. Una piramide verso sud-ovest e pavimento verso sud-est. E dietro ci avete un muro, due muri, tre muri. Questo lo chiudiamo. Questo lo chiudiamo. Qua abbiamo una musicale. Uno sbalzatore con doppia ricarica. Attenzione che da qua lo smash non so per quale cavolo di motivo, anche se è un'altezza più grande, a volte inizia a prendere a pugni questa casella qua. Se vedete che la rompono, ragazzi, e vi lanciano da questo punto, correte e mettete magari un muro e innalzate di uno questa. Comunque un pugno che ripercorrono il percorso e perdono tempo. Salgono, importantissima questa, ragazzi, perché se non vedete questa piramide editata praticamente con la punta verso sud-est, qua tutti gli smash si fermeranno a rompere. Pugno aumento salute edificio, pugno aumento salute edificio, pugno aumento salute edificio, tutti e tre con una ricarica e quattro impatti. Un rallentante, due rallentanti. Qua mettere bitume non c'ha senso perché praticamente ne passano tanti, quindi finirebbe l'utilizzo e vi trovate una massa di abietti uscire. Qua ci mettete un pavimento, luce a muro, perché praticamente con l'impatto di questo e l'impatto di questo, lo smash prende anche un po' di tempo e arriva da qua. E voi, praticamente, stando in Skybase, avete la visuale per tutto questo, diciamo, perimetro.
Bitume, bitume, bitume. Allora, con questi pugni qua voi sbalzerete indietro i piccoletti, loro ritorneranno qua e si rifaranno praticamente il percorso. Gli smasher invece dovete sparargli voi da là sopra. Quando escono da qua dovete sparargli non dove sono, se lo smasher è qua, dovete sparargli davanti. Perché se li sparate nello stesso punto dove sono, gli farete semplicemente danno. Mentre con un bazooka, che potrebbe essere lo scantadiga o semplicemente, come si chiama, il bazooka idraulico, che adesso non mi ricordo, lo scantadiga, l'ho già detto, scusate, e il piccolo di tanto di Babbo Natale, si sparate più avanti rispetto a dove sono, con l'impatto e la respinta, praticamente andate a sbalzarli costantemente indietro, e facendogli fare anche questo percorso qua, e portandoli praticamente a rifare il giro. Quindi dovete spammare la 15 e la 25, potete farla sia in solo sia di gruppo. Allora, arrivati qua dietro, andiamo a seguire il percorso. Bitume, 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 bitume. Se recuperate strutture durante, diciamo, il corso della wave, questo muratelo, in modo che magari facciano tornare indietro con l'impatto gli abbietti, non fate finire uno smash qua dentro, perché altrimenti una volta che è finito qua dentro avete due opzioni da fare: o ucciderlo, o continuare a farlo sbalzare indietro, altrimenti se la prenderà appunto con le murature qua, e appunto non avendo più murature, gli abbietti andrebbero a fare questo percorso. Una bitume, due bitume, tre bitume, quattro bitume. Qua anche potete chiuderlo dopo, ma sempre nel corso del fight, per rifare le strutture buildatelo esattamente come ve lo mostro. Andiamo a vedere le murature qua dietro. Allora, una scala, un pavimento con la punta verso sud-ovest, scala centrale, un pavimento con la punta centrale, con la punta verso sud-ovest. Allora, queste due murature voi non dovete mettere come una volta che vi faccio vedere le divisioni così, ma dovete lasciarle unite, perché facendole unite l'abbietto cosa rileva? Rileva come se fosse un muro unico, quindi per loro è più pesante. Qua invece che abbiamo il buco, che lo vedete pure da davanti, li dividete singolarmente, in modo che loro trovino praticamente blocchi su blocchi. Questi altri invece due non li vedete singolarmente, ma li lasciate uniche e risparmiate pure strutture. Qua uguale, pavimento centrale con punta verso sud-ovest, pavimento centrale con punta verso sud-ovest. Chiudete, chiudete, pavimento centrale con punta verso sud-ovest, pavimento centrale con punta verso sud-ovest. Chiudete, chiudete, chiudete. Arrivati qua dietro abbiamo praticamente questo. Questa è la punta che vi faccio vedere, che dovete editarla verso di qua. Perché non mi va? Ok. E poi passiamo al secondo strato. Il secondo strato comporta questo: pavimento centrale, in questo caso con la punta verso sud-est, perché gli abietti arrivano appunto da questa direzione. A sinistra di questo, pavimento verso la direzione dove arrivano, che sarebbe praticamente questa, con la punta modificata centrale del pavimento, quindi senza, non direzionale. Qua dietro vuoto, dietro questa casella abbiamo un pavimento centrale con la punta modificata verso sud-ovest, ma non è finita qui. Abbiamo un ultimo perimetro di murature, e sono dei semplici pavimenti modificati a due caselle, e dovete fare il contorno di quello che avete costruito, quindi 1, 2 e 3. E per finire dovete editare un muro così, scusate. Lo editate così e lo lasciate a semplice due caselle, in modo da praticamente fare una muratura unica. Poi abbiamo però, non, le murature non sono finite, perché abbiamo anche questo strato qua da murare, importantissimo. Così facendo gli abbietti fanno questo giro, eppure quelli da di là del lava hanno tutto quanto bloccato e vanno a seguire il percorso. Praticamente abbiamo un muro, due muri, tre mura, quattro mura, cinque mura, sei mura, partendo da questa roccia qua. Capanna centrale, pavimento centrale, capanna centrale, pavimento centrale, capanna centrale, pavimento centrale, capanna centrale, pavimento centrale. Sembra un robot, un stile rotto, uguale. E murate qua dietro: capanna centrale, pavimento centrale, capanna centrale, pavimento centrale, capanna centrale, pavimento centrale, capanna centrale, pavimento centrale, capanna centrale, pavimento centrale. Un muro qua dietro, là dietro non serve, non serve, non serve. Un muro qua, un altro muro qua. Dietro questo abbiamo capanna centrale, pavimento centrale, capanna centrale, pavimento centrale. Non serve il muro. Un'altra muratura, muro normale, uno, secondo muro normale. Pavimento lo fate normale e lo, se riesco a prenderlo, e lo editate centralmente. E abbiamo uno e due. Salite, un pavimento, secondo pavimento, una capanna, seconda capanna. Salite di qua e non è finita. Abbiamo praticamente un box.
Pavimento editato verso l'amplificatore ex UFO. Pavimento editato verso sud-ovest. Pavimento editato verso la lava. Pavimento editato verso la lava. E niente, muro, muro, muro. E chiudete pure l'amplificatore. Allora, un altro punto, ragazzi, che ogni tanto può essere che lanciano, e questo io lo faccio solitamente in partita, è da qua. Da qua io solitamente in partita allungo e metto un paio di scale. Questo lo faccio in partita perché di solito magari lanciano le wave più alte. E niente, ragazzi, a me sembra che vi ho mostrato tutto. Se come al so Blava non l'ho spostata, quindi non, magari se ho spostato qualche passaggio, non dovreste avere problemi. Un'altra cosa, riempite qua di tetti. Esattamente dal primo pugno aumento assoluto edificio, salite di 1, 2 e mettete 1, 2, 3, 4, 5. Praticamente un 2 per 1, 2, 3, 4, un 2 per 4. Questo vi servirà da tetti, in modo che se qua venissero lanciatori o streghe non dovessero lanciare, e se in partita giustamente vi lanciano, basterà mettere semplicemente un muro qui. Vabbè, fangala. Boh, il nostro video l'ho portato, ragazzi, ci vediamo in questi giorni. Domani dovrei essere impegnato perché mi sto organizzando per fare un defly. E niente, se non riesco a portarlo, il video per domani, aspettate un paio di giorni. Un bacione, il vostro Dominic94.